Legno, Giuseppe Dell'Acqua, Vincenzo Di Marco, Andrea Facetti, Flavia Falconi, Nadia Galli, Giovanni Indorato, Maurizio Mancuso, Carlo Mantero, Ada Mantovani, il nostro capogruppo, Ajimemi Ahima, non lo dirò mai giusto, credo. Tommaso Novara, Francesco Ricci, Sergio Roncoroni, Giuseppe Rondinelli, Fabio Rutigliano, Gerardo Spazzi, Michele Tino, Federica Zerboni e Roberto Zizza. Riccardo Ceccato, Mirko Ghigine, si dice così? Spero. Poi Michele Colmegna, Renzo Corti, Maria Di Maggio, Tommaso Donghi, Elena Fontana, Marina Fraternali, Serena Lafranconi, Mattia Malacrida, Achille Attilio Mambretti, Luca Montoro, Massimiliano Morlotti, Gabriella Nicora, Francesco Pizzala, Davide Scarano, Manuel Tripiciano, Maurizio Veronelli e Silvia Tarasco. E Giuseppe Rondinelli DJ. Ok. Alessandro Rapinese, candidato sindaco. Alessio Comeno Logo, il prossimo sindaco di Como. Como, apri gli occhi! Quanto mi piacerebbe portare questa gente in consiglio comunale, ma quanto? Quando hanno sposato il mio progetto non si sono legati ad un partito che poteva garantire consulenze, agganci, velocizzare qualche pratica, insomma alla mala politica che conosciamo. Hanno seguito un sogno, ma davvero, e questa è la cosa incredibile, la cosa strana che è successa in questo gruppo è che stanno lottando tutti per un ideale, quella che è una Como più pulita. Quando li ho coinvolti, a loro non ho chiesto niente e soprattutto, sfido chiunque altro a verificare questo, non ho chiesto a nessuno dei miei candidati che cosa avesse votato in passato. Alcuni no, ma io sono di sinistra e chi se ne frega cos'è la sinistra oggi. Io sono di destra, ma chi se ne frega. Allora, un mio candidato, e lo devo citare, citerò la professione ma non faccio il nome perché neanch'io so ancora quale candidato scriverò come preferenza, però questo candidato mi ha detto: signora, ma quando io le sistemo il rubinetto, le interessa che sia di sinistra o di destra? L'importante è che il rubinetto funzioni, e questo dovrebbe essere. Allora, perché la chiamo rivoluzione? E poi rimettiamo la musica. Perché la chiamo realmente una rivoluzione? Rivoluzione Rapinese? Perché sarebbe la prima volta in una democrazia occidentale, una democrazia europea, nella quale un evento col quale manderemmo tutto l'arco costituzionale all'opposizione. Se dovessimo vincere noi e arrivare con 7.000 voti al ballottaggio, avremmo il PD all'opposizione con Vendola, Casini. Avremmo il PDL all'opposizione, avremmo la Lega, avremmo Di Pietro e avremmo tutta quella serie di soggetti che probabilmente dimenticano che quando si danno il denaro pubblico, come dicevamo prima, e non solo si rimborsano come nel caso di alcuni partiti che hanno sostenuto le spese elettorali di 3 milioni e se ne ridanno 41, in quel momento non stanno solo dimostrando di essere dei furbi, dimenticano che ci sono famiglie, come alcune che conosco, che hanno avuto l'onere di mandare all'università due figli, avere un solo reddito,
pagarne più di metà in un mutuo, mangiare la carne due volte la settimana perché costa troppo, e di conseguenza spaccare il milione di vecchie lire o il 1.000 euro in 100 per riuscire a pagare l'assicurazione della macchina, il canone RAI, e magari, se si riesce, fare due o tre giorni al mare ad agosto. E quello che io non sopporto è che nel restante 1.000 euro ci sia qualche fetente che compri dei diamanti, dei lingotti d'oro e spenda 800 euro per mangiare al ristorante. Attualmente i partiti vi stanno dicendo che rinunceranno a una parte del denaro pubblico che incassano. Bene, stime attuali dicono che l'anno prossimo preleveranno 500 milioni di euro a fronte di solo 80 milioni di euro spesi per la campagna elettorale. Questo è un dato. Adesso mi piacerebbe spiegare a chi pensa che quel ragazzino e questa manica di folli, certo, una volta arrivati a Palazzo Cernezzi difficilmente riusciranno a governare, perché è una cosa dove ci vuole la politica, i partiti, perché quello che mi sentivo dire in consiglio comunale mentre mi marciva il fegato era: Rapinese, ma sei un ragazzo, ma tu non sai come funziona la politica, bisogna mediare, dire un po' di sì, un po' di no. Io ho visto i sì che servivano a loro e i no che servivano ai cittadini, e adesso vi spiego come facciamo a cambiare il trend. Io do una serie di garanzie oggettive che potrete verificare all'inizio del mandato. Primo, nessun accordo ipotetico eventuale al ballottaggio. Se ci arriviamo, bene, se non ci arriviamo, quelli che saranno in consiglio comunale avranno l'opportunità di fare opposizione. Perché ritengo che dare una poltrona a Rapinese non sia la soluzione per Como. Penso che le rivoluzioni, di mandarle tutti all'opposizione, o le fai intere o non le si possono fare a metà. Quindi o è rivoluzione, si vince ste elezioni, oppure ce ne rimaniamo all'opposizione. E sfido chiunque altro a dirvi una cosa del genere. La seconda garanzia è che non ci sarà nessuno dei miei consiglieri che si muoverà dal consiglio comunale. 1789, rivoluzione francese, rotolano le teste, si separa i tre poteri dello Stato, c'è l'apparato giudiziario, c'è il legislativo e c'è l'esecutivo. Il legislativo deve rimanere ad essere tribuno nel popolo, esattamente come succedeva 2000 anni fa. I miei consiglieri, se mai diventassi sindaco, non si muoveranno da Palazzo Cernezzi, e chi di voi avrà dato fiducia a uno di loro avrà un referente a Palazzo Cernezzi. Non ci saranno spostamenti di cadreghe da 80.000 euro più auto aziendale più presidenza, e nel frattempo a Palazzo Cernezzi ci entra gente che non rappresenta nessuno. I miei consiglieri rimarranno lì e basta, e chiedo a chiunque altro di darvi la stessa garanzia oggettiva. Ragazzino, oggi sono un ragazzino, alcuni fin dall'inizio hanno creduto in me, altri hanno cambiato idea perché avevo alzato un po' la voce, e lo capisco, e non è facile mantenere la calma quando hai a che fare con gente che sai bene che vuole qualcosa che non è quel qualcosa che ha detto che voleva quando è stato eletto. Però questo ragazzino, se dovesse prendere 7.000 voti e arrivare al ballottaggio e poi vedersela e parlare tranquillamente con Lucini di Vendola, D'Alema e di tutto il resto, avrebbe da nominare 105 poltrone eccellenti. Saranno 105 persone che sanno fare il loro lavoro. Non avremo odontotecnici che vanno a dirigere grandi opere, che poi vengono trombati e vengono mandati a fare vicepresidente in Canindustria. Mi piacerebbe raccontare il fatto che Como ha dei reperti medioevali unici al mondo. Negli Stati Uniti si possono impiccare, non ce li hanno, e non li hanno neanche a Lugano. Sapete che il dirigente dell'area cultura del comune di Como cosa aveva nel suo curriculum alla voce cultura? Inglese scolastico. Basta.
105 poltrone saranno 105 tecnici, e anche lì nessuno dei miei consiglieri, e a questo punto saranno arrabbiati con me perché non potranno mangiare la panna, nessuno dei miei 105 consiglieri, delle mie 105 nomine sarà un politico. E io ritengo che quando qualcuno dice che il lago si potrà continuare a vedere da Brunate, debba essere sostituito da persone per bene. I due tecnici delle paratie del comune di Como, con tutto il rispetto, da maggio dovranno fare altro. Io onestamente adesso non ho molto altro da dirvi. Quando ho iniziato probabilmente... Allora, quando ho iniziato probabilmente la componente narcisistica era prevalente, no? Perché per tutti l'idea di un incarico pubblico, no? Poi pian piano ho conosciuto la struttura. Pian piano ho capito che i comaschi avevano delegato soggetti che non conoscevano. Io vi prego di darci fiducia. Nel 2017 vi renderò una Como che non riuscite nemmeno ad immaginare. Abbiamo 1 miliardo di euro da spendere, e se penso a quella signora che ha mandato 2 figli all'università con il marito operaio monoreddito e riusciva a pagare il mutuo e tutto il resto, userò la tecnica di quella signora per sistemare questa città, e con 1 miliardo di euro, credetemi, faremo tantissimo. Grazie. Uccidere la nostra città, è per questo che abbiamo scelto Alessandro Rapinese, perché crediamo nella rivoluzione, credeteci anche voi.